seguita in diretta e necessariamente a distanza. Ringrazio i colleghi per le domande inviate, alcune simili sono state accorpate e sintetizzate. Da Valentino Beccari, capo servizio del quotidiano Alto Adige, mister, quali le difficoltà nel tornare a giocare dopo 4 mesi e soprattutto giocarsi tutto in 90 minuti? Ma il fatto di giocarsi tutto in 90 minuti è sempre successo nei playoff e anche nei playout, quindi non cambia nulla. Chiaramente, come diceva la domanda, il fatto di giocare dopo 4 mesi senza aver mai fatto un amichevole o senza aver mai giocato una partita di Coppa Italia, come succedeva magari ad inizio stagione, ad inizio campionato, una situazione un po' anomala. Vale per noi allo stesso modo, vale anche per la stessa cosa anche per gli altri. Vediamo, siamo un po' tutti curiosi di questa novità. Si gioca in casa, ma tra virgolette in un campo sconosciuto, quanto può incidere non giocare al Druso? Ma non giocare al Druso incide sicuramente perché eravamo abituati al nostro campo, alle nostre misure, incide sicuramente molto di più non avere il nostro pubblico. Poi siamo contenti comunque di rimanere in provincia e giocare comunque a casa nostra. La Triestina, sempre da Valentino Beccari, è squadra di qualità ed esperienza. Quanto conta avere giocatori di mestiere in queste circostanze? Conta sempre, bisogna a mio avviso trovare il giusto equilibrio tra l'esperienza e anche magari in questo momento dove farà caldo e dove ci sarà appunto bisogno di grande dinamismo, riuscire ad abbinare sia la malizia e l'esperienza a giocatori che abbiano gamba fino al 90esimo, perché questa credo che sarà un po' la difficoltà, avere giocatori che riescono a stare in partita fino alla fine in queste condizioni, sia di caldo che di poche partite fatte finora. Una domanda ricorrente posta praticamente da tutti: ci sono un paio di acciaccati importanti, come stanno? E gli altri sono a disposizione? Abbiamo un problema con Mirko Petrella, stiamo valutando se rischiare, prenderci qualche rischio o meno. Gli altri sono tutti a disposizione, c'erano Casiraghi e Mazzocchi un po' così a mezzo servizio, invece si sono allenati tutta settimana con la squadra, quindi saranno sicuramente a disposizione per parte di partita, probabilmente non dall'inizio, ma per parte di gara sì. Da Fabio Pasini del Corriere dell'Alto Adige, quali sono le sue sensazioni e come arrivano i ragazzi a questa partita? Ma i ragazzi arrivano bene, è un gruppo il nostro di professionisti seri ed è un bel gruppo, un buon gruppo. Avevano voglia di ritornare al campo qualche mese fa, facendo allenamenti singoli, la voglia di fare anche tutti i protocolli sanitari per poter giocare e tornare ad allenarci assieme come si deve, e adesso dobbiamo mettere in campo questa voglia che avevamo un mese e mezzo fa, 2 mesi fa di riprendere, dobbiamo metterla in campo tutta con la Triestina. E la Triestina che avversario è? È un avversario forte, partito con grandi ambizioni di inizio stagione, ha avuto delle difficoltà. Nel mercato di gennaio ha inserito giocatori di grande esperienza, di grande qualità, come Lodi, come Sarno. Insomma, è una squadra ed è una società, come sapete tutti, che ambisce al salto di categoria. Quindi siamo contenti di avere il vantaggio della classifica, però sappiamo benissimo che nella realtà dei fatti non c'è poi questa differenza, visto e considerata la forza e la qualità della squadra della Triestina. Ancora da Fabio Pasini, favoriti del fatto di giocare in casa con 2 risultati su 3 a disposizione? Beh, quello sicuramente, però non deve essere un, diciamo così, un modo di interpretare la partita sbagliato. Se pensiamo di andare in campo e di gestire il risultato, non siamo capaci, l'abbiamo visto anche durante tutta la stagione. Noi siamo una squadra che deve andare sempre a 1000 e speriamo di riuscire a farlo, come dicevo prima, per 95 minuti, perché comunque non abbiamo la malizia e a volte anche l'esperienza di poter gestire un risultato di pareggio.